Ringraziamo il pubblico perché la settimana scorsa abbiamo fatto un ascolto orribile. Sì, no, un ascolto orribilmente buono. Ah, ma perché? Ma se tu dici orribile, orribilmente, sembra brutto. Ma dire buono, no? Ma no, vuol dire... Orribilmente buono. Ma che orribile? La fine del monte. Perché si dice la fine del monte? La fine del mondo. Non del perché mondo. Si dice la fine del mondo? Ma perché tu hai fatto una parafrasi. Vabbè. Senta, mi dai del lei. No. Volevo dirti, è importante l'ascolto, diciamo la verità. Beh, fa piacere, è un riconoscimento. Certo, perché il pubblico ci segue. E allora vi ho fatto una sorpresa. Sul 9, insomma. L'ascolto, chi lo misura? Laudel misura l'ascolto. E io questa sera l'ho conosciuto e abbiamo portato il direttore del Laudel. Dottor D'Andrea. D'Andrea. Come si chiama? L'apostrofo, D'Andrea. Rodolfo. Dottore, lei è il direttore dell'Audel. Da quanti anni? Da moltissimi anni. Senta, ma quanti all'incirca? 20 anni. 20 anni. Senta, dottore, noi la nostra trasmissione ha fatto molto ascolto, ma sono più gli uomini o le donne? Più uomini. Uomini, quanti uomini ascoltano? 1000, 2000. Più o meno. 2000. Come 1000? No, percentuale. 2500. Ma come 2500? Che percentuale? Donne? Donne 7000. Bambini? 500. Militari? 150. No. Senta, voglio fare una domanda. Ma le piattaforme, fai una domanda. Ma che è il direttore del Laudel? Ma che 2000, dice percentuale, dice 2500. Giusto, va ecco, bene. No, le piattaforme, le come piattaforme hanno cambiato l'abitudine d'ascolto del pubblico? Cioè, voi lo rilevate sensibilmente? Sì, con gli apparecchietti. No, non ho chiesto come. Dico, voi avete la percezione che è cambiato l'ascolto? Sicuramente, sì. Da che cosa lo capite? Degli apparecchietti che usiamo per il controllo, numeri 250, 899, ma 755. Ma che numeri? Senta, sono? Se un film va su Rai 1, no? Fa un certo ascolto. Se lo stesso film va in un altro canale, perché fa di meno? Perché c'è un po' di pubblicità in più, forse. Dove? La gente sul canale, sulla Rai 1. Rai 1 è un canale dove la gente è affezionata, diciamo. Cioè, sì, però la pubblicità dà fastidio, perché persone vogliono andare a letto numeri. 899, 750, 1500, 8700. Come mai le fiction, una domanda, come mai le fiction di Canale 5 quest'anno stanno andando male? Perché? Ma è vero. Cosa succede? Perché c'è moltissima pubblicità e finiscono tutti i programmi perché verso lo sparano, sparano, non devono sparare. Perché le famiglie vogliono film d'amore e comici, per stare più sereni. Ma se un noir, un noir si spara nel noir. Non lo so. Ma lei scusi, lei guarda la televisione? Sì, ma vedo più il calcio. Vedo il calcio, ma scusi, lei è direttore dell'Audel e non guarda. Sì, ma mi piace più il calcio che mi 899, 1500, 7004, 859. E 551. Un'ultima domanda. Sì. Allora, quando c'è la pubblicità, no? Cosa succede agli ascolti? Mentre c'è la pubblicità, che diminuisce. La gente cambia canale. Cambia perché vuole vedere il film. Però se la pubblicità è fatta bene, rimane, no? Ma si scorciano numeri. 999, 859, 1450. Ma il meter, come funziona? L'apparecchietto, si chiama meter, giusto? Il Max, come funziona? A pile, a corrente, come va? A corrente, se mi sbaglio, a corrente. Come se non mi sbaglio, lei è il direttore dell'Audel. Sì, vabbè, a corrente, no, non mi vorrei sbagliare. E se manca la corrente, come fate a rilevare? È un problema. 899. 1500. Grazie, grazie. È importante. Grazie, direttore. Buonasera. Torno la prossima settimana? Senz'altro, se mi invitate, vengo. Numeri: 899, 1500, 1550. Allora.